Allora, con Repubblica andiamo a vedere come funziona il sistema delle elezioni americane, così capiremo anche perché poi questa sera potrebbero e questa notte potrebbero esserci dei problemi per quanto riguarda una immediata attribuzione della vittoria. Prima però volevo vedere, no, in monopattino. Ai 100 all'ora a Moncalieri, ci fa notare sempre il signor Claudio, sfrecciava a 100 km/h su un monopattino comprato online a 1000 euro, che però in Italia per caratteristiche tecniche è considerato una moto a tutti gli effetti. Quindi con l'obbligo di avere regolare immatricolazione, targa e assicurazione oltre al casco. Il quarantenne fermato dalla polizia locale di Moncalieri non aveva nulla di tutto questo. 100 km/h, vabbè. Allora, dicevamo, l'ho persa? No. Sì, l'ho persa. Ah no, eccola qua. Allora, Repubblica, dunque, i cittadini dei 50 stati a cui si aggiunge il distretto di Columbia, ovvero la città di Washington, il primo martedì dopo il primo lunedì di novembre, cioè il primo martedì di novembre, votano per il nuovo presidente, oltre che per la Camera dei rappresentanti e per un terzo del Senato. Il sistema elettorale assegna a ogni Stato un peso, i voti elettorali. In tutto i voti elettorali che i candidati devono spartire sono 538. Per ottenere la presidenza un candidato deve ottenere 270 voti elettorali. Ogni Stato ha un numero di voti elettorali pari al numero di deputati dello Stato, che sono in proporzione alla popolazione, più il numero di senatori, due per ogni Stato, senza differenze di popolazioni. In più, il distretto di Columbia elegge tre grandi elettori, tanti quanto lo Stato più piccolo. L'elezione del presidente funziona come tante grandi elezioni uninominali. Il candidato presidente più votato in ogni Stato, anche se di un solo voto, ottiene tutti i voti elettorali di quello Stato. Biden vince in California, ottiene tutti i 55 rappresentanti della California. Trump vince in Texas, ottiene tutti i 38 voti elettorali del Texas. I voti elettorali si sommano via via che lo spoglio dei singoli stati è definito nel corso della notte elettorale. A causa dei fusi, le urne nei vari stati chiudono in orari diversi, partendo dall'una di notte, ora italiana, e fino alle nostre ore 7. Allora, lo stato del Maine e del Nebraska hanno libertà di scegliere la propria legge elettorale. Il Nebraska elegge 5 grandi elettori, il Maine 4. Il Maine è lo stato dove vive la signora in giallo, questo è per la nostra analisi. Dunque, da un punto di vista puramente formale, il presidente e il vicepresidente degli Stati Uniti sono in realtà eletti con un sistema indiretto, non sono eletti direttamente dal popolo. Con il voto del 3 novembre, i 538 voti elettorali non sono altro che 538 rappresentanti che hanno promesso di sostenere il candidato al quale sono collegati. I 270 voti elettorali rappresentano dunque 270 grandi elettori o rappresentanti nell'Electoral College. E saranno questi grandi elettori a metà dicembre a formalizzare l'elezione del Presidente degli Stati Uniti. Si tratta di fatto quasi sempre di una formalità. I grandi elettori votano sempre per il candidato che hanno promesso di sostenere. Ci sono stati casi in cui questo non è successo, ma sono stati molto rari e soprattutto non in proporzioni tali da non fare eleggere il presidente, diciamo così, designato. Quindi vedete che la storia è abbastanza particolare. Federico Rampini invece dice, la tradizione, c'è anche qui il rischio di un'attesa molto prolungata, perché c'è il coronavirus che ha fatto votare parecchie persone per posta e quindi questo potrebbe rappresentare una variabile non da poco. Allora, anche oggi Repubblica dedica molto spazio alla scomparsa di Gigi Proietti, giovedì funerali e lutto cittadino,
i romani contro il comune perché ci sono, perché le foto che sono state sistemate sono piuttosto striminzite e insomma a dirla quella sul Colosseo hanno anche abbastanza ragione per dire la verità. Adesso vediamo se riusciamo a inquadrarla un po' più, a farla vedere un po' più in grande. Sì, oggettivamente non è grandissima, sembra più un francobollo, se vogliamo, che una foto, insomma, però. E poi c'è tutto un ancora sono state ripubblicate delle interviste, c'è l'omaggio di Roma con un minuto di applausi dai balconi, magari questo riusciamo a vederlo, dopo la pubblicità sempre, perché c'è parte sempre la pubblicità prima. I romani hanno omaggiato Proietti dedicandogli un minuto di applausi, in molti quartieri si sono dati appuntamento alle 20 per salutare l'attore e poi hanno condiviso il video sui social. Tra un po' il video parte, abbiate giusto un attimo di pazienza, adesso lo vedo e possiamo vederlo assieme. Per Gigi. È evidente che in alcune zone il richiamo abbia funzionato di più, in altre meno. Allora, ancora un attimo, vediamo, c'è una mail. Durante la messa davano l'ostia senza guanti perché i sacerdoti si disinfettano prima. Questa è, insomma, si fa così. Andiamo invece a visitare la pagina online della Stampa, non lo facciamo spesso, ma insomma qui c'è poi anche una ricostruzione dell'attentato di Vienna. Intanto a Parigi è stato arrestato un uomo che si aggirava con un macete. Non è terrorismo. L'individuo è stato bloccato dalla polizia in una stazione della metro dell'undicesimo arrondissement attorno a mezzogiorno. Questo si aggirava nei corridoi della metropolitana della stazione del Père Lachaise con un macete in mano. La polizia è accorsa sul posto, secondo quanto confermato dai responsabili, l'uomo col macete si è rifugiato in un piccolo hotel ed è stato fermato dalla polizia. Non ha opposto alcuna resistenza, è stato condotto in un commissariato dove sarà visitato dai servizi psichiatrici come minimo. Ancora qui siamo, vi ricordo, alla Stampa. Il governo accelera, le regioni convocate oggi, Conte firma in serata, e ancora le ambulanze in fila al Policlinico di Foggia. Difatti, se non mi sbaglio, la Puglia è una delle regioni
è una delle regioni attenzionate in tal senso. La variante mutata di coronavirus è fino a 13 volte più contagiosa di quella di Wuhan. Cristanti dice attenzione perché le regioni potrebbero truccare i numeri, qui siamo sotto certi aspetti davvero a chi la spara più grossa. E per quel che riguarda invece le elezioni negli Stati Uniti, Paolo Mastrolilli si occupa di la campagna elettorale della vicepresidente candidata democratica Kamala Harris. A Shanghai hanno spostato una scuola di 5 piani da 7600 tonnellate e l'hanno fatta in qualche modo camminare. Vediamo se c'è un video di tutto ciò, anche qui sempre dopo la pubblicità. Per dire la verità, avevo sentito già di altre, come si dice, di altre cose del genere in tal senso, voglio dire, non avevo mai visto le immagini di come la cosa funziona. È stata sollevata da terra nella sua interezza e trasferita utilizzando una nuova tecnologia denominata macchina da passeggio. Eccola qua, credo che queste robe blu sia... già finito, vabbè. Kurz, dietro questo attacco l'odio per la nostra democrazia, il cancelliere austriaco afferma che la sparatoria che ha lasciato almeno 4 morti e ha diffuso il terrore nella capitale è un attacco terroristico islamista motivato da odio per il nostro modo di vivere e per la nostra democrazia. 3 giorni di lutto nazionale sono stati proclamati in Austria. Allora, ancora scendiamo. Bonus mobilità, troppi accessi, il sito del Ministero va in tilt. Con i cinema nuovamente chiusi, teniamoci su con l'ironia e le idee geniali. Vedete che anche i giornali sono in qualche modo costretti a occuparsi dei film che escono sulle piattaforme. E io ho paura che qua, se le cose non cambiano, quello sarà il destino. C'è anche la notizia, della scomparsa di padre Bartolomeo Sorge, anch'egli gesuita. Papa Francesco sta bonificando la Chiesa e poi direi che con la stampa possiamo chiudere. Mi pare che abbiamo un'altra. Abbiamo un altro posto elettronica? No. Allora andiamo a vedere come titola la pagina online del Piccolo. Rebus l'indice di contagio, la regione resta in bilico tra serrate e misure soft. Mancano 200 posti letto, c'è l'ipotesi di Palmanova come ospedale Covid, e poi anche l'appello dell'arcivescovo Crepaldi nel giorno del patrono, aiutiamo i nuovissimi poveri, che è anche il titolo che noi abbiamo dato a questa nostra diretta, e tra un po' vi faremo sentire l'intera omelia dell'arcivescovo. Questo per quanto riguarda la nostra, appunto, il Piccolo. Rinviata l'accensione delle luminarie natalizie in segno di solidarietà con Vienna, il sindaco ha deciso in tal senso. Non è dato sapere, non ci sono le date, quindi tra qualche giorno ci sarà l'accensione delle luminarie. Andiamo ancora a vedere i nostri amici di Trieste Prima come decidono di
titolare, perché poi allora traffico di marijuana dalla Serbia a Gorizia, indagati anche 4 carabinieri, Passer con 6 migranti a bordo fa schiantare 2 auto nel Goriziano, attentati a Vienna, Di Piazza sospende l'accensione delle luci natalizie, c'è il conteggio dei, casi di coronavirus e poi anche record di decessi in Slovenia e Croazia, 25 le persone decedute in Slovenia, 10 in più quelle in Croazia. Dunque, perché rischiamo una terza ondata di coronavirus, neanche passata la seconda, e poi insomma a viandare, sentiamo, vediamo ancora i Trieste Caffè, come titolano anche i nostri amici di Trieste, Caffè, vediamo. No, non vedo ricoverato Maradona, Carlo Conti positivo con sintomi maggiori, nuovo DPCM, 3 scenari di rischio, coprifuoco nazionale, trasporti al 50%. Andiamo a vedere l'ANSA, anche in questo caso, dunque, Riccardi, cordoglio per le vittime e solidarietà a tutti i familiari, impressiona molto la terribile violenza che ha colpito Vienna e Kabul, perché ci sono stati degli attentati anche all'università di Kabul. Allora, vaccini, Asugi, presto un nuovo rifornimento anti-influenzali, chiedo scusa. A Martignacco un 15enne è stato denunciato alla procura dei minori per tentato furto e possesso ingiustificato di un coltello con lama di circa 18 centimetri. E ancora, vediamo se sono, no, abbiamo detto della Suggi, nuovo rifornimento e poi anche l'ANSA, aprire gli occhi solidali e amorevoli verso alcuni nuovissimi poveri, persone che a causa dell'emergenza coronavirus e delle restrizioni sono rimaste senza lavoro. Questo per quanto riguarda anche per quanto riguarda l'ANSA. Ancora no, non c'è altro da segnalare anche in ANSA, quindi noi ci abbiamo verso la chiusura di questa diretta. Adesso vi faremo vedere l'omelia pronunciata dall'arcivescovo Crepaldi questa mattina a San Giusto, durante la cerimonia per il Santo Patrono. Noi ci vediamo con il telegiornale alle 19.30, poi c'è la diretta dalle 20 alle 20.30 e vi ricordo poi che oggi, essendo martedì, dalle 17.30 c'è la riproposizione di una commedia in dialetto, insomma, per fare in modo che anche, soprattutto le persone anziane, possano avere qualche momento di allegria, insomma. Ed è, questa è, si tratta della riproposizione, per certi aspetti, delle iniziative a favore degli anziani delle case di riposo da parte della Fondazione CR Trieste, non potendolo fare in presenza per ovvi motivi, anche la Fondazione ha deciso di affidare a Tele4 le immagini di questi momenti di leggerezza per le persone anziane, ma perché no, anche per le persone che non sono anziane e che vogliono appunto svagarsi un po'. Ci vediamo questa sera alle 19.30. Eccellenza, signor Prefetto, signor Sindaco, amici fraterni delle chiese, qui in rappresentanza per la Chiesa greco-ortodossa e serbo-ortodossa, distinte autorità civili e militari, cari presbiteri, diaconi, consacrati e consacrate, fratelli e sorelle, bratrie e ancestre, pur condizionati da una serie di dolorose restrizioni a causa della pandemia in corso,
Anche quest'anno siamo riuniti nella nostra cattedrale a rendere il dovuto ossequio di amore e di devozione al martire San Giusto, venerato patrono della città e della Chiesa di Trieste. E anche quest'anno siamo disponibili a fare nostra la lezione di vita che il Santo Martire offrì con l'offerta a Cristo della sua preziosa esistenza. Infatti, con il suo esemplare martirio cercò unicamente Gesù Cristo, decise di essere di Cristo e di soffrire per Cristo. Il suo martirio fu riflesso della morte e risurrezione del Signore Gesù, dando espressione in questo modo ad un profondo convincimento della fede cristiana. Non sono la sofferenza e la morte ad avere l'ultima parola, ma l'amore. Santa Felicita, una martire contemporanea di San Giusto, poco prima del suo martirio, al carceriere che la interrogava su come avrebbe retto la sofferenza davanti alle belve, diede questa singolare risposta. In quel momento, disse la Santa, vi sarà in me un altro che soffrirà per me, perché anch'io mi dispongo a soffrire per lui. Risposta singolare, dove quello che vale è quel lui per me e quel io per lui. Il messaggio nella risposta della martire è quello della relazione e dell'amore. Per il martire cristiano, la passione del soffrire è assunta nella passione dell'amare. Bratri e sestre, la passione del soffrire è assunta nella passione dell'amare, quella che San Paolo VI espliciterà con la fortunata espressione civiltà dell'amore, fu la base su cui il cristianesimo edificò la nostra impareggiabile civiltà. La passione del soffrire, assunta nella passione dell'amare, deve restare anche oggi il punto di riferimento essenziale per affrontare le tante dolorosissime e inedite sfide che abbiamo di fronte. La crisi del Covid-19, le misure sanitarie che stanno colpendo irrimediabilmente la nostra economia, il pericolo incombente di disordini sociali, l'indebolimento della famiglia naturale e dei costumi morali sul piano individuale e pubblico, gli attacchi e le profanazioni dei luoghi di culto, il diffondersi di un islamismo radicale e violento che è ritornato in scena alcuni giorni fa nella cattedrale di Nizza e ieri a Vienna. È come se la civiltà dell'amore, con i suoi valori e principi cristiani e di legge naturale, che ha costituito la colonna portante della nostra civiltà, della civiltà occidentale, rischi seriamente di implodere per sempre. La passione del soffrire, assunta nella passione dell'amare, che San Giusto ci ha lasciato in eredità e che è giunta fino a noi con nome nuovo di civiltà dell'amore, deve riprendere ad essere l'ancora a cui aggrapparci per mettere in salvo il nostro destino e quello dei nostri posteri. Fratelli e sorelle, la passione del soffrire assunta nella passione dell'amare, che San Giusto ha lasciato come preziosa eredità, soprattutto alla Chiesa e alla città di Trieste, ci devono far aprire gli occhi, dico occhi vigili, amorevoli e solidali, verso alcuni nuovissimi poveri. Molte in questa città erano le persone
a servizio, collaboratori familiari, collaboratrici familiari, badanti, la categoria dei cosiddetti operai generici. Bene, queste persone che senza attendere la formalizzazione di un contratto di lavoro si accontentavano di guadagnare la giornata con qualche volta dei salari irrisori, privi di qualsiasi tutela, pur di portare a casa il minimo per sopravvivere. Ora, a seguito delle chiusure di molti esercizi e soprattutto dell'impossibilità di recarsi nei luoghi dove abitualmente operavano a servizio di numerose famiglie, sono rimasti senza lavoro, senza alcuna previdenza e senza denaro per la quotidianità. È un fenomeno nascosto, silenzioso, che certamente non giunge agli onori delle cronache, ma che di fatto ha creato moltissimi nuovi poveri, che non hanno altro modo per sopravvivere se non di rivolgersi alla nostra Caritas diocesana, alla sua mensa, oppure di chiedere qualche aiuto economico. Sono certo che la nostra città, le istituzioni, che ringrazio per quello che stanno già facendo, gli organismi della società civile, persone di buon cuore, dico la nostra città tutta, farà di tutto per accorciare la forbice che segna distanze non tollerabili tra coloro che possono, peraltro sempre meno numerosi, e coloro che non sono in grado, purtroppo, in crescente aumento. Al martire San Giusto affidiamo la nostra Chiesa e la nostra città. Gli chiediamo la grazia di testimoniare la passione del soffrire assunta nella passione dell'amare. E così sia.